Stazione Futuro. Una città delle idee, divisa in quartieri. Siamo tutti una rete. Crearsi un lavoro. Beatrice vi guida dove volete, miei cari. Per me è un piacere, lo sapete. E non dite che sono artificiale. Questo è un piccolo computer delle dimensioni di una carta di credito. Con Arduino abbiamo degli esempi innumerevoli di gente che magari è partito con una piccola cosa che ha fatto in casa, l'ha messa su un blog. La gente l'ha vista e ha detto: mi piace, non è che me ne fabbricheresti uno, due? Poi ha fatto un kit, ha fatto una mini azienda, un sito online, e adesso si ritrovano ad avere dei mercati che non esistevano prima. Veloci, liberi e puliti. Quello di cui ci occupiamo è capire come le nuove tecnologie stanno cambiando la città. Stiamo raccogliendo dati in tempo reale provenienti dalla città che riguardano tutti gli spostamenti dei mezzi pubblici, dei tram, dei treni, delle persone o di inquinanti, e tutti questi dati vengono raccolti e poi condivisi con i cittadini in modo da creare un sistema di feedback che permette di far funzionare meglio la città.